Buongiorno a tutti dal Milanista Pace, siamo qui a registrare questo video della sera simulata. Prima di cominciare vi voglio augurare una buona Pasqua e una serena Pasqua a tutti voi che mi seguite, soprattutto pure alle vostre famiglie. Siamo in una Pasqua diversa da tutte le altre, costrette a stare a casa per questo virus. Spero che finisca presto questo virus, che spero che si possa ritornare alla normalità dopo tanto tempo. Niente, vi auguro di nuovo una buona Pasqua, una serena Pasqua, e vi passo alla ottava simulazione, che questa volta ci saranno 3 giornate, quindi non due, perché ora vedrete il motivo che ho fatto 3 giornate, perché praticamente ho messo un'impostazione sbagliata della velocità del gioco, delle simulazioni, e quindi una giornata l'ho fatta più velocemente e durava poco il video, quindi ho allungato di una giornata. E niente, vi aspetto all'ottavo episodio delle sera simulata, e vi mando subito le partite. Ed eccoci qua all'ottavo episodio della serie simulata. Impostiamo la velocità di gioco, potrebbe andare così. Andiamo avanti fino alla giornata. Poi ho simulato quasi tutte le partite, scusate. Facciamo comunque, visto che è andato così veloce, facciamo una giornata in più. Quindi Lecce Parma 1-1, Bologna Inter 2-1, Torino Cagliari 0-3, Udinese Napoli 1-0, Sassuolo Verona 3-2, Atalanta Spal 1-0, Genova batte la Juventus 2-1, il Milan perde con la Sampdoria 1-2, Brescia Roma 0-0, Fiorentina Lazio vince la Fiorentina per 3-0. Il Milan scende al penultimo posto, quindi modifichiamo. Ok, così va bene. Parma, Fiorentina, 0-0. 1-2 per la Fiorentina, che va a vincere, vediamo. Sì, va a vincere 4-2 la Fiorentina, grande Fiorentina che sta ribaltando la sua classifica. Bologna-Milan, vediamo. Bologna-Milan. Gol del Bologna, gol del Bologna. Il Milan sta andando male. Oggi al Parque Squad, gol del Bologna 2-0, finisce 2-0 per il Bologna. Cagliari Udinese. Cagliari Udinese, vediamo. 0-0. Torino Inter. Gol dell'Inter, passi in vantaggio. Roma Napoli, passi in vantaggio di Napoli. Brutto per il Milan, bruttissimo per il Milan, che io ultimo, sì, così. Vince Napoli. Vince, sì, 3-0, ha vinto Napoli, mai. 4-0, Napoli va a vincere 4-2. Vediamo se si trova le spalle. Juventus Brescia.
nel campo, vediamo che può, che va prima il Lecce, va prima il Lecce. Campionato Lecce, Lecce Atalanta, Gregario, un campionato emozionante, coppe sorprese. L'Atalanta va a vincere, l'Atalanta è lì, terza, Verona Genova 1-1, Verona ha perso la strada giusta. Però passa in vantaggio chi va a vincere. Il Verona era la prima, ora stessa monta il Verona 2-2, anche va poi Gai il Verona. Vediamo la prossima giornata, ne facciamo uno in più visto che è andato troppo veloce la prima giornata per un sbaglio mio di impostazioni. Cagliari Parma, Parma passa in vantaggio. Vediamo Bologna e Sassuolo, il primo pallone. Va a vincere Bologna, Bologna ha vinto Milan, vince con Sassuolo. Una grande partita, un bel episodio sta facendo il Bologna. Vediamo Inter-Lecce, partita molto fondamentale per l'Inter e pure per il Lecce. Che va a vincere, sta vincendo in casa contro l'Inter, grandissimo Lecce, applausi per il Lecce. Occhio 3-1, finisce 3-1 al San Siro per Lecce, Napoli-Milan, vediamo a San Paolo che fa il Milan, cosa combina il Milan, lo di Napoli 1-0. Finisce 1-0 per il Napoli, spalla Verona, Verona può approfittare di salire, il Milan rimane ultimo. Allunga in Napoli, allunga in Napoli, spalle Verona 3-1, la Juventus contro la Roma, se la stanno lottando, pareggia, gol della Juventus 2-1, la Juve va più in alto, vediamo. Sì, 2-1 la Juve va seconda, meno 4 dal Lecce. Udinese Lazio 0-1. 0-1. Ancora, vediamo. 1-1 pareggio dell'Udinese. Vediamo, Sampdoria Genova 0-2. Derby della Lanterna. Torino Brescia, finché non ho fatto uno vinto. Torino Brescia 1-0 Torino, 1-0 Torino. Atalanta Fiorentina. Gol della Fiorentina, grandissima Fiorentina, che va a vincere 1-0. Comunque la giornata finisce qui. Vi invito a mettere un like, condividere e commentare questo video. Vi invito a iscrivervi sui miei canali social, Instagram, Facebook, e mi lascia parte, se volete poi su TikTok, il mio Instapaccio official, e iscrivetevi al canale YouTube, supportatemi con l'iscrizione al canale YouTube. Arriveranno nuovi episodi della serie simulare e dopo la serie simulare, sicuramente.
allungherò con un altro torneo. Ora vedo quale fare, ma penso farò gli europei. Nel vecchio video eravamo a 90 qualche iscritti, ora siamo a 95, aumentato di 1. Siamo a 5 punti, a 5 iscrizioni dal mio obiettivo dei 100. Supportatemi quindi con l'iscrizione per questi 100. Poi farò un video speciale per le 100 iscrizioni. Il video finisce qui, in questo momento Forza Italia, io resto a casa e buona Pasqua di nuovo dal mio inizio Pazio e ci vediamo al nono episodio.